Siamo belli, oltre il risultato c'è di più, proprio belli, le altre ci possono fare un pochino. Buongiorno amici della Zaccaratura, buongiorno, 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 come state? Siamo proprio belli ragazzi, sono proprio soddisfatto della partita che abbiamo giocato ieri, perché ci tenevo in modo particolare, come vi ho detto tra l'altro nel video di ieri dove chiedevo la presenza di Adli, non sono stato ascoltato. Era un impegno provante che ci serviva prima dell'inizio del campionato e non so, allora sono contento che abbia fatto un impegno provante perché serviva una squadra tosta. Per metterci anche un po' sotto pressione con un pubblico caldo, e lo stadio era fantastico, tutto pieno, sembrava veramente una partita di Champions, quindi bello. E abbiamo dato una lezione di calcio ragazzi, abbiamo dato proprio lezione di calcio, quindi molto bene, tra l'altro senza nessun acquisto, cioè, e non c'era manco Leao, con la squadra dell'anno scorso senza Leao, senza nessun acquisto nuovo, quindi già quelli che dicono che noi partiamo dietro, va bene, poi per fortuna dalle chiacchiere c'è sempre il campo che parla, no? C'è anche oggi sul giornale, è già Milan, poi subito sotto Ronaldo il fenomeno che dice no, però la favorita è l'Inter. Ovviamente devono mettere sempre ste stronzate, no? Scusate però, sempre così, la stampa italiana, soprattutto la Gazzetta, sappiamo come funziona. E dicono anche che ce l'hanno con loro, pensate. Detto questo, ragazzi, quando ma io ieri mi domandavo, ma quelli che dicono che siano stati fortunati, che ma lo vedono, le vedono le partite del Milan, la qualità delle partite del Milan, o cioè boh, posso capire uno che non le vede, legge i giornali e si fa un'idea, no? Cazzo, basta vederne una di partita del Milan, un'altra roba, un'altra qualità, un altro livello. Comunque, una cosa che, se vogliamo andare a trovare proprio il pelo nell'uovo, il Vicenza, che sarà la prossima partita che giochiamo, ultima partita prima del campionato sarà col Vicenza, gioca tipo l'Udinese oppure no? Non lo so, vi dico la verità, non lo so, scrivetemelo voi che sicuramente sapete tutto, perché secondo me dovremmo fare prima della prima di campionato un amichevole contro una squadra simile Udinese, in maniera da poter già preparare le cose. È vero che a noi fondamentalmente non è che serva più di tanto, a noi in due giorni i nostri analyst preparano la partita, la squadra è subito reattiva, subito fa quello che deve fare, quindi non è che ne abbiamo questo gran bisogno, però sarebbe sempre meglio prepararsi in questo modo. Spero che arriviamo così belli carichi, già quando poi i punti conteranno, perché poi ieri tutto bello, però era un amichevole, quindi voglio vedere questo Milan poi in campionato, subito le prime giornate, subito le prime giornate. Tra l'altro la seconda abbiamo l'Atalanta, quindi dobbiamo subito giocare a questo livello per partire a bomba. Se non sbaglio la quarta abbiamo pure la Juve, quindi bisogna approfittare subito di giocare in grande forma. Poi ci sarà tempo anche per l'inserimento dei nuovi, oggi dovrebbe arrivare anche il Deca e vediamo se farà uno spezzone di partita col Vicenza. Sono veramente curioso di vederlo, no? Il colpo dell'estate, il giocatore più pagato di questa campagna acquisti insieme a Bremer, quindi sono curioso di vedere poi il suo reale valore sul campo. Mi è dispiaciuto non vedere Adli, però ci sarà sicuramente tempo e modo. Tante cose positive di ieri ragazzi, tante cose positive, prima fra tutte la difesa. Noi abbiamo una difesa molto forte, infatti per quello del fantacalcio occhio a Maignan. Oggi penso che farò una live sul fantacalcio, se riesco. Oggi farò una live su Fantacalcio, parte il nuovo sponsor che vi dirò oggi pomeriggio e ci accompagnerà fino al 15 settembre. Quindi oggi pomeriggio farò probabilmente una live, stasera, dove si parla del nuovo sponsor che ci accompagnerà poi
fino a metà settembre. E ovviamente per il fantacalcio, perché adesso inizieranno le aste, chi la fa prima e chi la fa dopo sarà fondamentale. Altra cosa del Milan, ve l'ho già detto ieri, c'è un buco lì in mezzo a campo, ragazzi, perché tolti Tonali e Bennacer, poi c'è un buco. Non capisco cosa stiamo aspettando a dar via Bakayoko. Dovrebbe andare via praticamente gratis, quindi ci sarà una squadra che se lo prende. Tra l'altro io non ho capito una cosa: Bakayoko quanto prende di stipendio da noi? Perché da quello che so io, lui aveva tipo uno stipendio di 6 milioni lì al Chelsea, una follia, una follia. Cioè noi in realtà quanto gli diamo? Abbiamo una divisione che gli diamo una parte noi, una parte del Chelsea? Se lo sapete scrivetelo, perché io in 2 anni non l'ho ancora capito. Ma già dalla prima volta che è venuto che non ho capito. Cioè noi in realtà quanti soldi diamo a Bakayoko per averlo in prestito? Sicuramente non paghiamo il prestito, però di stipendio quanto gli diamo? Sapete, una cosa che veramente non la so e mai nessuno ne parla. Quindi penso che non sia una cifra, cioè non penso che gli diamo 6 milioni, ma nemmeno 4. Quanto gli diamo? 2 milioni? Quanto gli diamo? Boh, ve lo giuro non lo so. Sono comunque soldi buttati, ma non lo so. Fatemi sapere se lo scoprite. E quindi speriamo di vederlo che va via presto. Lì davanti, anche lì, non vedo l'ora di vedere Original Marines, come lo chiama Carletto, il nostro nuovo Origi. Anche se questo Giroud è abbastanza in forma, è abbastanza in forma. Io non sono pazzo per Giroud come tanti, però va bene, sta facendo bene, fa gol, fa quello che deve fare. Ieri ha fatto anche un grande assist per Leao, che poi se l'è mangiato. Quella spizzata lì di testa è fondamentale, quindi lo vedo molto più in forma, vedo tutta la squadra molto più in forma rispetto all'anno scorso. Si vede che abbiamo fatto una preparazione diversa. Mi aspetto un Milan che fino a dicembre sia messo molto bene fisicamente. Li vedo bene fisicamente, secondo me quest'anno abbiamo fatto la preparazione giusta. Abbiamo iniziato presto, siamo rimasti qui, non siamo andati in America a fare tournée o cose strane. Abbiamo fatto poche amichevoli, quelle giuste. Secondo me, ragazzi, abbiamo fatto una buona preparazione. Poi, sai, dalla preparazione poi devi fare vedere i risultati sul campo, perché sennò hai voglia di fare buone preparazioni. Quindi poi comunque parla sempre il campo. Però vedo una squadra che sta bene proprio fisicamente e mi aspetto grandi cose fino a dicembre. Poi vediamo cosa succede al mondiale. Non si può prevedere adesso cosa succederà al mondiale. Tutto può succedere al mondiale, quindi vedremo. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like. Ci vediamo sicuramente nel pomeriggio. Adesso vediamo, perché ho 2 partite di padel oggi, mi sono messo 2 partite come un matto, e cercherò verso le 5 di fare la live, se riesco verso le 17, verso le 5. Quindi ci aggiorniamo più tardi, va bene? Ciao belli, fate bravi, ciao ciao ciao.